come genitori del Nobligo chiediamo maggiore attenzione per quello che riguarda l'ambito delle vaccinazioni infantili e quindi quelle che riguardano i nostri bambini. Chiediamo vaccini puliti e sicuri, chiediamo anamnesi prevaccinali scrupolosi, percorsi di informazione e accompagnamento completi e trasparenti, servizi di farmacovigilanza attiva e anche reale, sostegno alle eventuali famiglie di piccoli danneggiati e poi vogliamo il diritto di poter scegliere, no? Quando, insomma, effettuiamo un trattamento sanitario sulla pelle dei nostri figli, vogliamo essere informati, poter dire di sì, eventualmente poter dire anche di no. Libertà di scelta e mi viene da dire anche perché non ci sentiamo degnamente accompagnati. Perché le risposte che spesso le ASL danno sono preconfezionate, no? Si sentono tante voci. Tante voci non soltanto da persone sconosciute, ma anche da medici, da immunologi, che ci fanno riflettere, no? E quindi noi siamo solo genitori che si informano e vorremmo avere la possibilità di sentire che l'ASL fa fronte ai nostri dubbi, per esempio. Io sono dell'idea che di sicuro i vaccini hanno degli indubbi benefici, ma possono anche far correre dei rischi ai piccoli, ma anche agli adulti, e quindi è giusto che questo venga narrato e venga spiegato.